Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul posto sempre Swag. Chiamo Sentinel, come avete notato dalla mia immagine di YouTube, l'ho cambiata perché fra un mese o due cambierò il nome e mi iscriverò a Gingerbread. Anche se in tutti questi video sono sempre stato abituato con la parola Chiamo Sentinel e sarà un po' difficile dire Gingerbread. Comunque andiamo avanti con il mio primo vlog. Oggi c'è una brutta notizia e una buona. Allora, la buona è che sto per tornare a casa. La cattiva è che mi sono preso il Goat Simulator proprio perché volevo avere un capello sul computer, ma invece di scaricarmelo, mi ha chiesto di scaricare Steam. Voglio dire, ma te lo sei comprato da Steam? No, io me lo sono comprato proprio al negozio a Benevento. E secondo voi, perché dovrebbero fare questo se sai, cioè una trollata fa quando se io avessi gli effetti speciali da quelli buoni, prenderei il gioco e poi andrei subito a mettere un'immagine che fa. Anzi, adesso ve la porto con il simulator, poi fatevi dimostrare che ce l'ho, ma non mi vuole funzionare. L'hanno preso per punti. E adesso ve la porto. Torno subito. Goat Simulator. Io qui c'è dietro cosa? Lo so, dove mi sto qui su Steam. L'ho messa, ma non mi fa andare avanti, anche se ho wifi disponibile. Qua gioco perfettamente, come da Benevento, diciamo nuovo! Cazzo, che cazzo è quella cosa? Ho visto un animale. Che cazzo era? Beh, continuiamo. E questo è il codice monitor, ragazzi, è scritto il codice di attivazione. Non mi aspettavo che anziché dirmi il codice di attivazione sul gioco, invece mi chiede il codice di attivazione su app. Su Steam, prima di tutto, non riesco a capire se veramente devi crearti un account su Steam. Se per questo, allora mi troverete anche su Steam. A breve mi creerò un account, non nel prossimo mese, nel prossimo anno, ma ci sarò. Comunque, ragazzi. Ancora con l'essere dei punti. Ragazzi, io direi di concludere qui il video. Iscrivetevi, commentate e ci vediamo nel prossimo video.